Antonio, ma la tessera del reddito di cittadinanza ce l'ha? Me Sì, la fai vedere? certo. Dov'è? Nel portafoglio. Il primo versamento di quanto è stato? Sui 600 euro circa. Ho ritirato la tessera, ho pagato una bolletta di 220 euro in contemporanea, per cui ho fatto un corso per diventare croupier, me ne sono andato in Inghilterra. Ha visto anche tanti soldi passarle sotto gli occhi. Trattenuti pochi, ma visti tanti. L'ultima volta che ho avuto un contratto che è durato un anno, che poi non ho rinnovato, è nel 2006-2007. Si è fatto ora di pranzo, quasi quasi. Cos'è una bolletta? Sì, una bolletta. Soldi per pagarla ce l'hai però adesso. Anche questa è una preoccupazione in meno, mica da poco, eh. Sono 4:15, guarda pure. Ho preso un po' di pancetta, le uova e una bottiglia di vino, va, festeggiamo oggi. Ma quanta pasta hai? Io adesso quando ci sono le offerte la prendo, poi è buono. Beh, se ne vanno un po' per la spesa, poi appunto ti permetti di fare, non so, ho comprato un po' di biancheria per la casa, insomma, quelle cose così. Questa mi sembra 14 e questa un po' di più, 19. Sta casa, Croce Delizia. Sì, È sua di proprietà. più o meno, mi è della banca. Adesso sono moroso, non sto pagando più il mutuo, ho ricevuto comunicazioni dall'ufficio legale, ho risposto. Da quanto non paga il mutuo? Da tanto, 3-4 anni. Vi è la facoltà di porre in essere ogni attività ed iniziativa in vista del recupero in qualsivoglia sede di ogni nostra ragione di credito. Fa paura, eh? Sì, ma guarda che io sono seriamente preoccupato per questa questione, cosa ti pensi? Mi scusi Antonio, questo 10 ottobre centro per l'impiego. Sono stato convocato per il 10. Sì, ma qui è 10 dicembre. Sì, sono già centro per l'impiego, solo che ho sbagliato Non il vedeva l'ora di andare a cercare un giorno. lavoro. Sì, no, sono stanco di far niente, sono veramente stanco di far niente.